questa mattina verifichiamo insieme, fratelli e sorelle, se il Signore suggella il cerotto che ha posto sulla mia bocca parecchi mesi fa o se ha deciso di togliermelo, lo verifichiamo insieme. Ebbene, la meditazione che ho in cuore di partecipare, ho dato il titolo di Conosciamo il Signore, ed è una frase forse un po' incerta, perché la frase Conosciamo il Signore può essere una domanda, un'affermazione, ma ho dato questo titolo nello spirito con cui ce lo dà il profeta, Osea 6.3. Leggiamo Osea 6.3 e qui abbiamo il titolo e anche lo spirito, direi, della nostra meditazione. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo, come quello dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che innaffia la terra. Ecco che parola aveva il profeta per Israele, che era il popolo di Dio. Me gli ha detto una cosa veramente grande che penso sia valida per noi questa mattina. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. E dice, il suo levarsi è certo come quello dell'aurora. Perché gli dice così il profeta? Perché Israele era molto nei guai, causa il suo peccato era lontano da Dio. Però non poteva dire che Israele non lo conosceva. Israele conosceva il suo Dio. Ma appunto conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il Diodati traduce questa frase ancora in un altro modo, ma non voglio perdere tempo su questo perché ho il progetto di non essere troppo lungo, poi mi scappa sempre i cavalli e mi dispiace perché non voglio opprimere troppo la fratellanza. Però sono tutte cose veramente molto importanti. È dunque evidente che la conoscenza, buona conoscenza che abbiamo oggi del Signore è minima rispetto alla sua immensità. Quindi la frase conosciamo il Signore, diciamo sì. Quanti siamo dei credenti, abbiamo rotto il pane stamattina, noi conosciamo il Signore, se no non avremmo rotto il pane. Perché ci sono delle persone che sono presenti anche non possono opera semplicemente perché non conoscono il Signore. Se lo conoscessero, con ovviamente la fede appropriata, avrebbero il diritto anche loro. Ebbene, quindi noi conosciamo il Signore, ma dice sforziamoci di conoscerlo. E la Diodati traduce proprio proseguiamo a conoscerlo ancora. Dice così. Infatti, credo che per conoscere appieno il Signore, tanto perché per la sua grandezza, occorrerà tutta l'eternità e non sarà mai completa. Perché penso anche a là, il Signore a noi ci darà quello che Lui crederà bene. Non ho il diritto di ipotecare nulla di quello che Lui non ci dice. Questo non ce l'ha detto e io non ho il diritto di dirlo. Ma noi conosceremo di Lui quello che si compiacerà rivelarci. Perché la sua grandezza è talmente immensa che non possiamo contenerla in questi piccoli vasi. Ma quello che ci metterà in condizione di averlo, lo riceveremo grazie a Lui. Vorrei perciò cercare allora insieme a voi di conoscere meglio il Signore, al quale abbiamo affidato per la fede la nostra vita. Quindi io posso dire che forse sono il convertito di più vecchia data di ognuno di voi, ma onestamente devo dire sì, conosco il Signore come il mio Salvatore, ma è certo che sono più le cose che non conosco di quelle che conosco. Anzi, più vado avanti nella conoscenza e più mi accorgo che quel che conosco è sempre poco. Perché è Lui che diventa sempre più grande attraverso la sua rivelazione. Ecco perché dobbiamo cercare di conoscerlo. Se è vero che lo conosciamo, abbiamo bisogno di cercare di conoscerlo meglio di quello che è. Per prima cosa, cerchiamo di mettere insieme quello che ci dice la parola di Lui e che possiamo capire della sua entità. Comincia Lui col parlarci di sé. Cosa sapremmo noi di Lui se Dio non si fosse compiaciuto di rompere il silenzio e parlare all'uomo? La grandezza di Dio sta questo. Dio ha parlato. Ha parlato per farsi intendere, ha parlato per farsi capire. E allora se non capisco è perché io non ho recepito niente. La parola ci dice che Dio è luce, che Dio è verità.
che è giustizia e che è amore. Giovanni dice due volte, Dio è amore. Ma naturalmente queste sono le sue essenze, cioè verità, luce, verità, giustizia e amore, non è tanto la conoscenza di lui, persona, ma è la conoscenza della sua entità, la conoscenza della costituzione dell'essere di Dio. Adesso entriamo in termini che ci sfuggono, la cui acquisizione è un pochino malagevole, quindi difficile, perché appunto ci trascende. Ma dobbiamo cogliere questo fatto. Questi valori ci fanno soltanto intuire quanto è meraviglioso il Signore ed il suo regno al quale siamo chiamati e destinati. Allora, a cosa ci serve che Dio è luce, è verità, è giustizia? Mi serve perché queste sono, diciamo, le basi della personalità di Dio e del suo regno. E noi un giorno entreremo in questo regno. Se noi facciamo un confronto col regno nel quale viviamo, qui deve essere nei nostri cuori un anelito, una gioia, un desiderio, una bramosia di andare presto con Lui. Mi fermo un attimo per una considerazione che non posso evitare. Quanto mi rattristano quelle persone che vengono ad ascoltare il Vangelo, si soffermano, sono toccati, dicono è bello, è giusto, capisco che è vero, e poi non li vediamo più. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno ricevuto niente. Dio ha bussato, ma loro non hanno aperto. Erano troppo invaghiti di questo mondo di tenebre, di sporcizia, di crudeltà, di tradimenti, di malvagità. O sbaglio? Questo è io, anche nelle mie preghiere e quando converso con i fratelli, mi rallegro al pensiero delle coordinate, della struttura, lo chiamerei la struttura del regno di Dio, nel quale un giorno entrerò per vivere in eterno là. Ma la parola ci presenta il Creatore come una persona. Ho detto cerchiamo di conoscere il Signore, vedete andiamo alla base, che possa essere in edificazione e fortificare la nostra fede anche per chi fra noi sono tanti anni che è un credente. Allora il Signore ci presenta il Creatore come una persona vivente, che come tale ha un carattere che deve essere capito, un carattere che è comprensibile. E una persona è tale perché ha delle sue caratteristiche. Infatti si può parlare di una persona quando questa consiste in certe caratteristiche. Ognuno di noi siamo individui, e cioè siamo persone diverse, perché abbiamo caratteristiche, inclinazioni, essenze diverse. Questo, cioè, quindi il concetto di personalità distingue un individuo dall'altro. Così Dio è una persona e noi siamo persone perché Lui ci ha fatti alla sua immagine. Questo è il grande fatto. Così, proprio perché Dio è una persona, è importante distinguere la nostra azione, perché prendiamo ad esempio l'orientalismo, tutte le filosofie orientali, per loro Dio è un'astrazione filosofica. Prendiamo il buddismo col suo nirvana, questo niente, questo vuoto che non conoscono. E così pure l'induismo anche, Zoroastro, tante filosofie orientali. C'è una spersonalizzazione di Dio. E questo è il grande fatto. Invece Dio è una persona. Ci ha fatti la sua immagine, noi siamo fatti simili a Lui. Siamo persone perché Lui è. Allora, come persona ci sono delle cose che Dio ama, perché è una persona. Io amo queste cose, io amo il color blu. Dio ama, io ho bisogno di sapere che cosa ama il Signore. Ecco la conoscenza di Dio. Che ci sono delle cose che Egli odia. Sì, sapevate che il Signore, ci sono delle cose che Lui le odia. Certune che lo rallegrano. E ci sono altre cose che lo fanno adirare. Ma questo, nel pietismo di un religiosismo falso cristiano in questo mondo attuale, parlo delle religioni più cattedratiche e storiche, dico falso per questa ragione e posso dimostrarlo, se si parla dell'ira di Dio, che Lui sia adirato, ma no, ma Dio è amore. Sì che Dio è amore, ma Dio si adira. Mica uno sciocco, perché Lui è Dio. E c'è qualcosa che gli va bene e qualcosa che non gli va bene.
e loro se è qualcosa che non gli va bene lui si adira. Ne avrà il diritto, è il Signore, a meno che non parliamo del fatto che non è il Signore. E questo è vero. Allora, per ciascuno di noi, appunto, perché siamo persone. Infatti anche noi ci rallegriamo, ci piace una cosa e non ce ne piace un'altra. Ci rallegra una cosa e ci dà fastidio un'altra. Siamo proprio simili a Lui. Naturalmente noi siamo immensamente meschini, microbici rispetto a Lui, ma abbiamo, siamo fatti alla sua immagine. Ma abbiamo bisogno allora di poterlo conoscere in verità, appunto allo scopo di poter disporci ad accettarlo poi con fede, come Egli ci si propone. Ecco dunque l'importanza, conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Quindi andiamo alla ricerca di capire questo Dio che mi ha fatto, che gli appartengo, che mi sovrasta e che un giorno mi chiamerà in giudizio. Questo è importante, è anche logico. Io mi chiedo anche coloro che non capiscono queste cose, con quale ottusità, con quale tenebrore avanzano nella vita, vanno incontro al baratro della morte, senza sapere che andranno all'inferno. È tragico questo, è tragico. Bene, anzitutto, dopo aver capito appunto che Dio è una persona, anzitutto ci viene detto che l'unica possibile gloria che può avere l'uomo è proprio quella di conoscere il Signore. È meraviglioso, io ho cercato, ma credo che sia l'unica gloria di cui possa fregiarsi l'uomo che conosce il Signore. Geremia 9:24, lo dice il profeta, ascoltiamo che cosa dice il profeta. Ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Pensate, fratelli e sorelle, avete mai preso in considerazione saggiamente, profonditamente, l'importanza di aver ricevuto una certa intelligenza, non dico solo un'intelligenza creazionistica, cioè della materia grigia che, di cui è dotato ogni essere umano, ma in questo caso qui lo Spirito del Signore ci parla dell'intelligenza spirituale, di aprire la Bibbia, leggere un versetto e capirlo. Perché c'è chi apre la Bibbia, legge un versetto e non capisce niente. E non sa da che parte sia la colpa. E cosa dice il profeta? È indicato qui ciò che il Signore ha nel cuore, ciò che gradisce e qual è il suo modo di procedere nel governare il mondo. Questo, in questo versetto noi abbiamo tutti questi elementi. Ma chi si glori di questo. Io mi sento onorato di questo, che ha intelligenza e conosce me che sono l'Eterno. Oh, me, che meraviglia, fratelli e sorelle. Stamattina abbiamo celebrato un culto al Signore. Io nella ultima preghiera ho cercato di lodare il Signore con delle cose che avevo lì per lì nel cuore, ma non è questo un altro motivo di lode il Signore, di lodarlo per l'opera, di aver squarciato il tenebrore, la durezza, la malvagità del mio cuore e avermi dato un cuore che pulsa per Lui, che cerca Lui. Sì, è vero, sono incapace, mancante, casco a destra e a manca, tutto vero, ma conosco il Signore. Sono nelle sue mani, mi sono dato a Lui secondo il metodo proposto da Lui che è la fede. Io, dice, che conosce me, io dice proprio che sono la bontà, amo il diritto e la giustizia sulla terra, pratico. Perché? Perché di queste cose mi compiaccio. Lui si compiace nel diritto, nella bontà e nella giustizia. Conosciamo noi questo Dio? Gli abbiamo dato proprio il trono del nostro cuore, un Dio siffatto, che ama la giustizia, l'equità, la misericordia. Di queste cose io mi compiaccio. Attenzione, ho detto che come persone ci sono delle cose che Dio ama e queste sono le cose che ama. Ma poi vedremo che ci sono delle cose che Dio odia. E sono dolori allora se Lui è veramente Dio e può tutto. Questo è il grande fatto. Dunque, Egli è buono e giusto
egli esercita il diritto e la giustizia, perché è proprio di questo che si compiace, si rallega. Afferrare questa rivelazione di Dio, fratelli, è una base meravigliosa per avere ben dentro di noi una nozione, un concetto, una solida fede che questo mondo è il frutto di un Dio d'amore, capace di benignità, che gioisce in tutto ciò che è bene. Questo lo ha detto il Signore. Perciò questi valori vuole vederli anche in noi, che dichiariamo di averlo accettato in noi mediante la fede. Allora, se il Signore ama giustizia, verità, bontà, misericordia, se si diletta in queste cose, vuol vederle anche dentro di noi, vuol vederlo dentro di me. Si rallegrerà di me il Signore quando mi tirerà fuori dal cassetto e vorrà guardarmi in faccia e vorrà scrutare l'anima mia? Oh, lascio sospesa questa domanda, sia per quanto mi riguarda che sulla coscienza di ognuno di voi, perché questo è un fatto. Si rallegrerà, chiediamocelo, si potrà rallegrare il Signore di me? Bene, ma poi mi sono chiesto che il profeta Osea ha detto che dobbiamo sforzarci di conoscerlo. Perché Osea aveva detto sforziamoci di conoscerlo? Questo mi sono chiesto. Questo perché il Signore è tanto grande che non può apparire a noi completamente, cioè pienamente, in tutta la sua giustizia. Non può. Leggiamo Giobbe 11, 7 e 8. Ascoltiamo la risposta a questa domanda. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo. E tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti, come le conosceresti? Allora, ho detto che il profeta Osea ha detto sforziamoci di conoscerlo. Ma perché mi devo sforzare? Perché non è facile conoscerlo. Il Signore non vuol far calpestare il suo volto, l'anima sua, il suo progetto, quello che egli è. Per questo molta gente non saprà mai niente di Dio. Perché? Perché il suo cuore è malvagio, è duro, è ribelle e non avranno mai nessuna rivelazione. Ma quando una persona, io ricordo di averlo fatto quando ero giovane, 18-20 anni, nella fede, lo dico come testimonianza, ma quando una persona in qualsiasi luogo si trovi e qualsiasi grassezza sia la sua ignoranza verso Dio, il giorno in cui si piegherà e dirà Signore, io non so né se ci sei, se non ci sei, non t'ho mai visto, non puoi mi sentire, io non so niente, ma se è vero che là c'è un Dio, Signore, irrompi nella mia vita, fammi capire, svegliami, toccami. State tranquilli che un grido di questo genere il Signore lo ascolta. Perché? Perché abbiamo visto di quali sono le cose di cui si compiace il Signore. Questo è il grande. Questa è una sfida. Allora, quella di Giobbe, Giobbe risponde con una sfida alla conoscenza di Dio. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Quale sarà la risposta a questa domanda? Questa domanda sfida. Quale No. No. Nessuno può conoscere Dio. Perché dice, continua dicendo, perché sono cose più alte del cielo. Ecco come dicevo prima, è troppo grande il Signore. Ma con che coraggio vorrei poter dare l'assalto a Dio e dire adesso io conosco il Signore. E tu che faresti? Sono cose troppo grandi. E tu che faresti? Da che parte sbatteresti la testa per conoscere questo Dio? Ed è proprio per questo che lo Spirito traccia i limiti della nostra conoscenza del Signore e dell'opera sua. Ecclesiaste 3:11, ecco, ci dà anche proprio i limiti e il perché di questi limiti, lo Spirito del Signore. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità.
quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Com'è grande il Signore. Egli ci ha fatti e siamo piccoli. E Lui lo sa. E Lui lo sa. Ma cosa dì? Egli ha fatto ogni cosa bella. Il Signore ha fatto ogni cosa bella. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Allora abbiamo la sfida di Giobbe, è risposta qui. L'uomo non può capire tutto ciò che Dio ha fatto. Perché? Ma se potesse capire tutto ciò che Dio ha fatto, l'uomo sarebbe come Dio. È proprio il segno della piccolezza, dell'esiguità dell'uomo davanti al Signore. E per questo la sua attività non è soltanto quella di rivelarsi, ma anche quella di nascondersi. In Isaia, non andiamo a leggere perché non vorrei perdere troppo tempo, ma lo dice Isaia 45:15, il Signore dà un'altra nozione molto importante. Infatti il profeta dice: in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele. Questo Dio che si rivela, che è tanto grande che non si può conoscere, non si può capire per la sua grandezza, o inoltre aggiunge ancora qualcosa di più, è un Dio che si nasconde. Eh sì, si nasconde per la ragione che ho detto già prima, perché non vuole far calpestare la sua santità, far insudiciare la sua bellezza da uomini che hanno un cuore malvagio e che non hanno un grido di invocazione verso di Lui, ma un grido di rampogna, di ribellione, di contestazione. Dio non parla, Dio non si rivela, perché odia queste cose e non c'è risposta. E questo soltanto perché Gli vuole che la nostra principale attività sia proprio quella di cercarlo. Ecco perché, ecco dove stava la sapienza del profeta Osea, che ci ha dato il titolo del nostro tema. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Ecco perché. Perché Lui è un Dio che si nasconde. E perché ti nascondi? Perché la tua principale responsabilità è quella di cercarmi. Io vorrei, quando vedo un viso nuovo fra noi, mi viene il desiderio, ma poi per un rispetto umano non lo faccio. Vorrei dirgli in faccia: ma tu cerchi veramente il Signore? O stai bene dove sei? Perché abbiamo in tutta la Bibbia una risposta a questa domanda. Il Signore fa del bene a tutti coloro che lo cercano. Ma se non lo cerchi, Egli non verrà a pestarti i piedi. Non lo troverai, ma ti scontrerai con Lui a tempo debito. Questo è il grande Dio. E guai a non conoscerlo. Per questo, quando consideriamo certe nostre esperienze e ciò che succede attorno a noi, spesso siamo confusi. E qui entriamo in quel concetto che già ho indicato prima riguardo la giustizia di Dio. Perché? Perché i nostri occhi l'iniquità, l'equità e il diritto non sono soddisfatti. Se noi con i nostri occhi guardiamo attorno a noi la politica, il lavoro, i matrimoni, la famiglia, la giustizia nel mondo, io inorridisco. Io, come dicevo nella preghiera, sono spaventato. Non c'è nessuna giustizia attorno a noi. Siamo in un mondo in cui regna l'iniquità, la più ferrata, la più approfondita. Ecco, non c'è risposta, non ci sono. Bene, dopo averci detto qual è il suo carattere e che cosa progetta di stabilire nel suo mondo, nel suo creato, e dopo averci detto quali sono i valori che Egli gradisce, abbiamo considerato quali sono i valori che il Signore gradisce, che cerca dentro di noi, ora ci dice che è un Dio che conduce la storia. Il Signore ci sussurra, bada bene, che la storia non la fanno i governanti, la conduco io, la conduco io. E dice, e ha formato un disegno e lo eseguirà. Isaia 46, da 8 a 11, ascoltiamo questo passo. Isaia 46, da 8 a 11. Hanno voglia i parlamentari di tutti i paesi a scannarsi per la prima sedia, ma non sanno che su quella sedia ci siederà l'uomo che ha voluto il Signore, sia in bene che in male.
Questa è una vera fede non facile da giungere, eppure così ci dice il Signore. Però... Ricordatevi di questo e mostratevi uomini. O trasgressori, rientrate in voi stessi. Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio, non ve n'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annunzio la fine sin dal principio. E molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà, che chiamo dal levante un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e le eseguirò. Con quale forza, con quale autorità Dio, che si sta rivelando in mezzo a noi questa mattina mediante la scrittura, ci dice che egli è il governatore di tutte cose, di tutte le cose, che ha in pugno l'esistenza dell'uomo sotto tutti i cieli e che ha in mano tutti i governi, ha in mano tutte le azioni e le reazioni. Egli è colui che decide tutti gli eventi, buoni e cattivi. Lo crediamo noi? Per trovare la pace bisogna giungere ad una comprensione e all'acquisizione di questa rivelazione di Dio. In questi versetti c'è tutta la rivelazione della grandezza, del potere e del progetto del Signore per tutta la storia. Egli dichiara di essere Signore sotto tutti i cieli e di mandare a compimento il progetto che ha fatto, l'ha detto lui due volte. Ma egli ci dice questo perché impariamo a comprendere che egli è l'autore anche delle cose più sconvolgenti. E questo è il nocciolo, il nodo difficile da sciogliere. Infatti dice che chiamo dal levante un uccello da preda. Sono io che chiamo dal levante un uccello da preda. Da una terra lontana chiamo l'uomo che effettui il mio disegno. Quando compare un dittatore nel mondo c'è uno scompiglio. Lo ha chiamato lui, ci piaccia o no. Lo crediamo giusto o sbagliato? Se la Bibbia è vera, dice l'ho chiamato io quell'uomo. Sono stati chiamati da lui. Lo possiamo credere? Ecco perché dicevo poco fa che se ci guardiamo attorno, usando il metodo che ci ha dato lui, che egli ama il diritto, la giustizia e così via, i conti non mi tornano. È vero, ma è troppo grande la giustizia di Dio. È di questi giorni la notizia che nelle Filippine, causa le molte piogge, è crollata addirittura una montagna sopra una piccola cittadina, li ha sepolti tutti nel fango, soffocati nel fango e nell'acqua. Ma io fremo al pensare queste anime soffocate sotto quel fango. Eppure devo dire, pure Dio, tu non hai sbagliato. L'ignorante sono io. Mi ritiro in buon ordine e ti dirò, Signore, sono spaventato, ma ti conservo la stima della tua perfezione. E un giorno tu mi conforterai. Non dimenticate che nell'Apocalisse è scritto che in quel giorno asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi. Ma come le asciugherà? Proprio dimostrandoci che quella cosa che mi ha tanto spaventato e tanto fatto male era giusta e andava bene. Oh, potessimo noi giungere ad una fede siffatta. E siamo qui anche questa mattina per nutrire la nostra fede. Io sono qui per nutrire la mia fede. Io che vi partecipo a queste cose sono il primo che sento bisogno di ruminare queste verità che in qualche modo già conoscevo, ma le ruminiamo insieme questa mattina. Ed essi lo fa, chiama questi uomini per compiere dei giudizi che noi non potremo mai capire. Ma se questa verità può turbarci, ce n'è un'altra che ci rinfranca e ci assicura che ogni cosa è giusta e buona. Salmo 145,
8 e 9. Salmo 145, versetti 8 e 9. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità. L'Eterno è buono verso tutti e le sue compassioni si estendono a tutte le sue opere. Che meravigliosa promessa! E ci pone davanti per l'ennesima volta il suo carattere di benignità, di misericordia, di compassione e gli scopi che lo muovono. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Penso a quella frana e quella cittadina sepolta e io sono sconvolto. E sono messo alla prova del giudizio che ho di lui. Egli è buono verso tutti e le sue compassioni si estendono a tutte le sue opere. Egli di fondo, però poi verremo a capire qualcosa di più. Questo che stiamo vedendo del Signore è ciò che il Signore è di fondo, di principio, di progetto. È quello che ha nel cuore di fare su tutto ciò che vive. Questo è il fatto. Dunque, sia tutti gli uomini che tutte le sue opere sono oggetto della sua misericordia e della sua benevolenza. È importante che noi affermiamo questo, che tutti, dico tutti gli uomini e tutte le sue opere sono oggetto della sua benevolenza. Fissiamo bene questo particolare, che avremo bisogno di crederci a questo fatto. È proprio questo che gli vuole che noi giungiamo a capire e a credere con tutto il nostro cuore. Infatti, leggiamo il versetto 16, sempre di questo passo. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di tutto ciò che vive. Ecco, tu apri la tua mano e sazi il desiderio di tutto ciò che vive. Ma mi sono fermato su questa parola. Ma avete capito cosa c'è dentro qui? Tu apri la tua mano e sazi, soddisfi il desiderio di tutto ciò che vive. Egli provvede a soddisfare il desiderio di tutte le creature. Ho detto, questo non succede sempre, ma ho detto che questo è la base del Signore, questo è il suo progetto, questo è il suo desiderio, questo stiamo contemplando del Signore. Da Lui stesso appositamente che pensate, io ho creato te perché tu sia soddisfatto e felice. E così tutto ciò che vive. Dunque ha creato dei bisogni, attenzione, ha creato dei bisogni e dei desideri col progetto di fare di ognuno degli esseri soddisfatti. Fratelli e sorelle, siamo a un punto nevralgico molto importante qui. Siamo consapevoli, crediamo noi, che il Signore ci abbia fatti affinché, allo scopo, al fine, che noi siamo soddisfatti? Perché noi dovremmo dire Dio è bugiardo se non crediamo. Perché l'ha detto Lui, non l'ho interpretato io, l'ha detto chiaro e tondo Lui nella Scrittura. Bene, ma Egli ci fa sapere che anche, adesso fin qui abbiamo parlato dei credenti, della fede, ma Egli ci fa sapere che, guardiamo la bontà di Dio, che anche al di fuori della fede, cioè parlo dell'uomo della strada che non ha la fede come noi, egli distingue e favorisce colui che è giusto e retto, lo distingue, cioè anche nel mondo, benché siano tutti empi, egli distingue l'empio caparbio da colui che è umile e benigno in sé, che cercherebbe la bontà. Anche fra gli empi il Signore considera ed è favorevole a colui che è retto nella vita rispetto al malvagio di vocazione. Vediamo come il Signore anche fra i malvagi fa una distinzione. Prendiamo in considerazione alcune promesse del Signore che fortificano la fede di ogni credente. Proverbi 3:32, ascoltiamo questo. Forse lo leggo io per abbreviare. Poiché l'Eterno ha in abominio l'uomo perverso, ma l'amicizia sua è per gli uomini retti. Poiché l'Eterno ha in abominio l'uomo perverso, ma l'amicizia sua è per l'uomo corretto. Qui non è la fede, qui è lì fuori del credente della fede, che noi abbiamo ben altre promesse come credenti. Anche perché sto dicendo questo? Perché abbiamo detto che il Signore vuole rendere soddisfatti tutti gli uomini, anche quelli che andranno all'inferno, Lui voleva renderli soddisfatti. E qui vediamo
questa parola così forte. Questo è quello che distingue. Dunque, se vede un uomo che alla base della sua vita ha l'onestà e la giustizia, egli lo attrae a sé come amico. E credo, fratelli, lasciatemi dire, che non ci sia ricchezza più grande di quella di avere il Dio onnipotente per amico. Avere il Dio onnipotente per amico. Questo Dio che ha solo in cuore di far del bene, vedendo che io amo la giustizia anche se non sono giusto, lui mi fa suo amico, si fa mio amico. Poi ci dice qualcosa ancora di più preciso e confortante. Salmo 138,6, anche questo lo leggo io. Sì, è scritto. Salmo, voi lo volete guardare, guardate la recitazione. Sì, l'Eterno è eccelso, ma a riguardo degli umili e da lungi distingue l'altero. Egli è eccelso, ma a riguardo degli umili e distingue da lungi l'altero. Capisce da lontano quell'orgoglioso e quel presuntuoso, quel pieno d'orgoglio e pieno di sé, e ne fa una distinzione anche fra gli empi, ma non di meno anche fra i suoi figliuoli. Fra una vita di umiltà e di sottomissione e una vita di ribellione c'è una differenza anche fra i possibili figliuoli di Dio. Vediamo allora come il Signore sia attento a distinguere l'umile dall'arrogante. Il Signore distingue bene da lungi l'umile dall'arrogante. Altro che il Signore non sa niente, non vede. Se ci fosse un Dio non succederebbe questo. Ecco perché i segni terrificanti di Dio sono i più grandi e sono quelli che debbono tapparci la bocca. Ed egli tratta ciascuno adeguatamente. Questo è importante. Egli è immensamente grande, anzi è irraggiungibile, ma dalle vette della sua immensità, distingue l'umile e lo separa dall'orgoglioso e dall'arrogante. Mi colpiva questo fatto, l'orgoglioso e l'arrogante. Il Signore lo vede e lo bolla come orgoglioso ed arrogante, lo tratta adeguatamente. E questo è un principio universale che è valido tanto per l'empio quanto per coloro che sono nella fede. Perché uno che dichiara fede e, come si dice, predica bene e razzola male, il Signore ha un trattamento adeguato anche per lui. E ritengo che questo sia giusto. Non c'è, il Signore è sempre ineccepibile. Ci sono, mi permetto di dire questo, ci sono delle persone che non sanno parlare, Il verbo ce l'hanno, ma non sanno parlare. Perché? Perché quando aprono la bocca è per ringhiare e mostrare i denti. Vedete, il cane ha due metodi di esprimersi. Quando esprime il suo aspetto, il suo atteggiamento d'assalto, ringhia. E ringhiando alza il labbro superiore e mostra le sue forze armate, i denti. Non avevo mai capito questo, leggendo e studiando, che mi è saltato fuori anche questa nozione. Vado in un cortile, c'è un cane che mi sta guardando, mi posta, ringhia contro di me e vedo che alza il labbro e mi mostra la sua bianca dentiera, mostra le sue forze armate. Ebbene, purtroppo c'è della gente che non sa parlare, ma ringhia soltanto. E questo il Signore lo vede e lo tratta di conseguenza, che il Signore ci parli. Allora, che cosa vogliamo aspettarci da colui che vede ogni cosa e retribuisce con giustizia? Eppure, anche quando ci trovassimo nella distretta, che può significare correzione di un errore, un po' si fa un castigo per un peccato, oppure una dura prova, egli ci indica sempre come dobbiamo valutarla. Anzitutto ci viene dato un consiglio. Giobbe 5, 17, 19, non la andiamo a leggere, lo cito io. Lo Spirito dice: beato l'uomo che Dio castiga
e tu non disdegnare la correzione dell'Onnipotente. Beato chi è castigato da Dio, giacché egli fa la piaga, poi la fascia. Dio fa la piaga e poi la fascia. Fa la ferita, ma le sue mani guariscono. Mi dispiace aver tolto la lettura, ma spero che voi siate corsi a questo passo che non ho letto, l'ho citato io. In sei distrette egli sarà il tuo liberatore, in sette il male non ti coglierà, non ti toccherà. Anche qui ci rivela qual è il suo meraviglioso metodo. Per una certa necessità egli è costretto a flagellare un suo figlio, a flagellarsi fino a produrre una piaga, ma poi si prodiga subito a fasciarla. Il Signore ha fatto una piaga nella mia vita e poi si prodiga a fasciarla, a lenire il dolore, a portarla a guarigione. È vero che è Lui che ci ferisce, ma le sue mani... Guardate che il Signore non si sottrae a questa responsabilità. Sono io che ti ferisco, ma le mie mani guariscono. Tu devi passare attraverso questa esperienza, perché soltanto così tu mi capirai, mi conoscerai. Perciò, quando c'è guarigione, è sempre il tocco della mano del Signore, anche se hanno agito anche i medici. Perciò, da quella sofferenza, non dobbiamo farci schiacciare, mai dalla sofferenza. Dalla sofferenza non dobbiamo mai farci schiacciare. Io vi testimonio per l'ennesima volta, che l'ho detto altre volte anni fa, che il Signore mi ha detto una notte, Remo, non temere la sofferenza. E posso dirlo con chiarezza che la sofferenza veramente non è da temere, è un inganno del diavolo. Ha letto questo passo il fratello Lorenzo stamattina in Ebrei 2. È un inganno del diavolo. Perché? Perché egli ci indica qual è la sua misura. Salmo 35, questo dobbiamo porci gli occhi tutti. Salmo 35, ascoltiamo qual è la misura della sofferenza e del castigo del Signore. L'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. L'ira sua, l'ira di Dio, ho detto che si arrabbia, l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benignità è per tutta una vita. Ricordate quando vi ho dato la testimonianza? Salmo 30, versetto 5. Vi ho detto che mi sono accorto che per 75 anni non mi ha dato un giorno di malattia. Sono piombato nella malattia, mi sembrava che mi cascasse il mondo addosso. Ma il Signore ha detto, l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. Infatti, noi paventiamo molto la sofferenza e ci sembra che non finisca mai. Quando viene, ci sembra che non finisca mai. Ma ecco qual è la sua verità, l'ira sua è solo per un momento, cioè è brevissima la sua ira, confrontato con la sua benevolenza che ci ha invaso per tutta una vita. Ma lo prendiamo in considerazione noi questo fatto? Infatti spesso è detto, è vero come è detto, che alla sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo. Sovente noi alla sera succede, ci sono dei giorni in cui noi abbiamo accumulato stanchezza, afflizioni, preoccupazioni e cupi presagi, finché piangiamo. È una sera, è un brutto giorno oggi e in famiglia si piange. Ma quanto è vero che il giorno dopo le cose sono cambiate, vengono le sue liberazioni portando il giubilo. Il mondo non è esploso, non è cascato, Dio esiste ancora ed è ancora là per fasciare le mie ferite. Ebbene, ma il Signore rapidamente ha ancora qualcosa a dirci. Egli ci fa sapere che cosa c'è nel suo cuore. Adesso dico l'ultima cosa. Il Signore ci fa sapere cosa c'è nel suo cuore quando deve infliggerci qualche sofferenza. Mediante il profeta ci dice Lamentazioni 3, 31 e 33. Questo è un passo che lo conosciamo tutti a memoria, potremmo non ma è meglio leggerlo. Spendiamo questi pochi minuti ultimi per la lettura di questo fatto. Poiché il Signore non ripudia in perpetuo,
ma se affligge ha altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue benignità, giacché non è volentieri che egli umilia e affligge i figliuoli degli uomini. Ci ha aperto proprio l'intimo del suo cuore, non poteva andare più giù il Signore, mi pare, perché qui ci sta aprendo il cuore ultimo e ci dice: guarda che cosa ho io nel cuore quando ti devo bastonare. Questo qui il Signore ce lo apre fino in fondo dicendoci che il Signore non ripudia in perpetuo, non ripudia. Perciò questo implica che un suo eventuale abbandono, e può succedere che il Signore ci abbandoni per un tempo, è possibile, ma ciò sarebbe momentaneo. Lui dice: è per un istante che ti viene. Questo perché, assistito dalla sua compassione, e conferma che si infligge altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue benignità. Nell'afflizione deve conservare che c'è in magazzino le benedizioni della sua benignità. Dunque, per l'ennesima volta ci dice che egli è buono e che la sua benignità dura in eterno. Ed infine ci dice quali sono i suoi sentimenti ancora più intimi. Giacché non è volentieri, attenzione, giacché non è volentieri che egli umilia e affligge i figliuoli degli uomini. Ma lo possiamo credere noi quando siamo in una malattia magari grave? Non lo fa volentieri, ma lo deve fare, come un padre d'amore vuol crescere bene dei figli. Dunque, quando noi siamo nella sofferenza per una qualsiasi giusta ragione, egli è nella sofferenza con noi. Fratelli e sorelle, ho detto che avremmo cercato di avanzare, di procedere nel cercare di conoscere meglio il Dio al quale noi abbiamo affidato la nostra vita. Io avevo ancora qualche pensiero da parteciparvi, ma lo Spirito mi dice di fermarmi qui, anche perché mi sono progettato, ho chiesto agli altri fratelli che non essere troppo lunghi nel messaggio, non voglio fare io l'esempio cattivo, ma chiedo al Signore che quanto abbiamo detto, e sono state tante le cose, possa il Signore inciderle a fuoco nella mia mente e nel mio cuore, onde possiamo vivere per questa realtà. E se c'è qualcuno qui che non si è ancora convertito al Signore, possa prendere atto di questo, che il Signore che lo sta chiamando è fatto così, è pieno d'amore e vuole renderli felici. Che il Signore benedica la sua parola nel nostro cuore. Amen. Amen.